giornalisti presenti, ringrazio anzitutto la Regione Lombardia. Permettetemi di presentare, lo farò adesso brevissimamente, le associazioni che hanno dato il là a questa iniziativa che poi ha assunto doverosamente la Regione Lombardia. Vorrei rappresentarle dicendo che il taglio delle associazioni è un taglio prevalentemente culturale rispetto a un'istituzione e rispetto a un convegno che ha certamente, ed è l'aspetto importante del convegno, un connotato politico. Il taglio culturale consiste in questo, cioè le parole che avete ascoltato e che condivido pienamente dell'assessore, del capogruppo e di Gigi Amicone, ci fanno capire come oggi la famiglia sia sotto attacco. Mi permetto di aggiungere che non è sotto attacco soltanto da oggi, ma è sotto attacco ormai da decenni anche nel nostro paese. Da due punti di vista. Da un punto di vista di quello che si potrebbe chiamare un peccato di omissione, cioè dal fatto che i governi non hanno mai sostenuto, se non a parole, la centralità politica della famiglia nella vita di un paese come l'Italia, e oltre a questo, oltre al peccato di omissione, anche un peccato di aggressione. Mi permetto di citare uno statistico, tra l'altro non cattolico, proveniente dall'estrema sinistra, Roberto Volpi, che ha scritto numerosi libri sul tema della famiglia negli ultimi anni, che spiega come la crisi della famiglia consista anzitutto nella crisi dell'ideale di costituirla, nella crisi del matrimonio come ideale che non viene più insegnato, non viene più fatto amare, in particolare presso i giovani, e questa crisi, che ha una sua evidenza assoluta nell'inverno demografico che attraversa il nostro paese, comincia nel 1974. Il suo mestiere è fare lo statistico, io mi adeguo alle sue informazioni molto precise. E il 1974, non a caso, è l'inizio, è l'anno del referendum sul divorzio e l'inizio di tutta una deriva culturale e politica contro la famiglia. Bene, mi fermo perché mi sembrava giusto sottolineare l'aspetto specifico, il contributo specifico che le associazioni hanno voluto dare a questo convegno. Le presento brevemente. Nonni 2.0, nella persona del suo presidente, è una nuovissima associazione che, sulla scia anche dell'attenzione che Papa Francesco dedica a questa figura che ritiene essere fondamentale per il benessere della comunità e per il benessere delle singole famiglie, che è la figura del nonno, io sono un nonno, ha cominciato a svolgere da pochi mesi un'attività di tipo culturale e ha contribuito a questo convegno, e la ringraziamo. Obiettivo Caire, nella persona dell'avvocato Bassoricci, che è qui al mio fianco, che devo dire, se posso permettermi con una battuta, avete trattato un po' male in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane. Anch'io sono un socio fondatore di questa associazione, vi assicuro, ma lo dico con molta serenità e con molta amicizia nei confronti di tutti voi, non di quelli che non hanno scritto cose cattive, ma di quelli che hanno scritto cose cattive, che c'è di vero il 10% su quello che è stato detto, e sono le citazioni degli articoli dei giornali tratte dal sito, sono le uniche cose vere, a cominciare dai titoli, purtroppo anche questi messi tra virgolette, curare i gay, il famoso articolo di Repubblica che inizia la campagna contro il convegno, è una menzogna, un
una autentica menzogna. È una menzogna dove chi scrive una cosa così falsa, e non credo che sia l'autore dell'articolo, ma sia stato il titolista, perché di solito mi dicono che nelle redazioni dei giornali i titoli vengono fatti da persone diverse rispetto agli estensori degli articoli, dovrebbe vergognarsi di aver scritto una bugia così colossale. Chiudo presentandomi, io sono Marco Invernizzi, rappresento Alleanza Cattolica, è un'associazione che ha lo scopo di diffondere il Magistero della Chiesa, in modo particolare nel suo aspetto sociale, una dottrina sociale della Chiesa, e diciamo così, abbiamo avuto l'ispirazione di questo convegno perché, come vi dicevo, la famiglia è sotto attacco non da qualche giorno, non da qualche anno, ma da decenni. Abbiamo trovato nella regione Lombardia un'istituzione importante che ci ha dato ascolto, noi la ringraziamo veramente con tutto il cuore. La quarta realtà è fondamentalmente infima, Gigi Amicone si è autopresentato molto meglio di quello che posso fare io e vi ringrazio. Ora un saluto da parte di